Complimenti, siete un po' l'ammazzagrandi a questo punto. No, no, siamo in un buon momento e i ragazzi hanno fatto una partita veramente di spessore e quindi siamo contenti. Dai, queste sono le partite che devono dare autostima per poi fare i punti che servono per raggiungere l'obiettivo. Dai. Anche sicuramente nel giro di ritorno abbiamo già giocato con Ferralpi, Renate e Padova, quindi seconda, terza e quarta, il che non vuol dire niente, però vuol dire che abbiamo fatto abbastanza punti e soprattutto ora poi abbiamo partite, diciamo, con squadre un po' meno attrezzate di queste tre che stanno facendo un campionato importante. Anche perché, mister, uno legge Fiorenzuola-Padova e si aspetta una partita a senso unico, invece il Fiorenzuola le sue occasioni le ha avute. No, beh, ora penso di poter dire che abbiamo avuto diverse occasioni, una partita molto equilibrata, secondo me abbiamo fatto una partita bella, abbiamo provato a giocare, tranne gli ultimi 10 minuti dove in mezzo comunque col fatto che Curarino era fuori, col fatto che comunque Palmieri appunto è andato via e Ghisolfi è arrivato un giorno e mezzo fa praticamente di allenamento, alla fine abbiamo fatto giocare con Eto mezz'ora gli ultimi 15-20 minuti, in mezzo erano stanchi perché tutte e tre hanno fatto una partita dispendiosa e con una corsa incredibile che ha mantenuto alta l'intensità. Dopo siamo un po' calati gli ultimi 10 minuti, un po' ci siamo abbassati, ma penso di poter dire che nell'arco della partita abbiamo sempre provato a giocare e provato a metterli in difficoltà. Normale che di fronte avevamo una grande squadra, quando io penso che il Padova fa primo e secondo con i 22 giocatori, se li divide in due fa primo con uno e secondo con l'altra, quindi parliamo di una squadra costruita per vincere il campionato. Ecco mister, a livello di morale quanto possono essere importanti questi due punti arrivati contro Renate e contro Padova, tra l'altro due partite in cui il Fiorenzuola ha tenuto la porta inviolata, quindi veramente due grandi prove da parte dei suoi ragazzi. Sì, sicuramente deve dare fiducia, ma noi siamo una squadra comunque giovane, anche oggi abbiamo giocato con 6 under, poi alla fine non lo so neanche perché poi quei cambi non si capisce, giovani comunque di valore, se non riesce a fare queste prestazioni, uno dei problemi che possono avere i giovani è quello di volare alti o volare bassi, nel senso che magari volano alti dopo buone prestazioni e poi vanno in depressione dopo le cattive, invece bisogna mantenere equilibrio, deve darci autostima e consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti, che stiamo facendo da gennaio un buon percorso, ricordarci sempre che nel periodo di dicembre eravamo un po' in difficoltà, forse siamo andati fisicamente o mentalmente. Dobbiamo mantenere la mente libera, divertirci, essere propositivi, spensierati, pensare che è ancora molto lungo il campionato, pensare che avremo qualche altro momento di difficoltà, dobbiamo vivere bene questo momento con serenità, anche se ovviamente ora c'è magari un grande entusiasmo e nel caso dovessero arrivare, speriamo di no, momenti dove si fatica un po', vivere anche quella parte lì con equilibrio. Dobbiamo mantenere equilibrio, essere contenti, orgogliosi, ma consapevoli che da domenica prossima inizia un periodo dove probabilmente ci giocheremo tutte le squadre di questo campionato, gran parte del campionato, facciamo 5 partite in 2 settimane, è normale che ci giochiamo molto, quindi testa sgombra, ora abbiamo 2 giorni liberi da martedì e martedì ci ributtiamo dentro a questo bel tour de force dove sicuramente ci arriviamo sia fisicamente che mentalmente nel modo giusto. Ecco, una battuta sui nuovi arrivati dal mercato, Piccinini che ha giocato oggi a centrocampo in un reparto dove il Fiorenzuola ha cambiato molto perché sono andati via alcuni giocatori, uno su tutti Palmieri che aveva fatto molto molto bene nel girone d'andata. Come si stanno integrando questi nuovi arrivi nel suo scacchiere? Ma molto bene, devo dire la verità, molto bene, sono ragazzi giovani ma con la testa da calciatore, vogliono imparare, sono curiosi, fanno domande, hanno capito già parecchie cose del nostro, diciamo, modo di giocare, quindi sono giocatori evoluti, e intelligenti e forti, ci stanno dando una mano, abbiamo secondo me alzato il livello, quello che sicuramente ci sta dando una grandissima mano nel fatto di tenere palla e di tenere alta la squadra è Mastroianni, che ne ha fatte 3 di fila in una settimana e sinceramente è un giocatore per noi veramente importante anche come leadership, diciamo, anche se è appena arrivato si percepisce che tiene alto, diciamo, alta l'attenzione dei ragazzi, quindi abbiamo aggiunto già, avevamo Luca Ferri dietro,
Ettore e via dicendo. Nando Mastroianni sicuramente è stato uno di quegli acquisti che ci sta dando una grande mano, ma in generale tutti, l'ho detto, sicuramente secondo me abbiamo migliorato la squadra, abbiamo la società con il direttore, il presidente, hanno lavorato bene, sapevamo quello che volevamo e siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi che volevamo, quindi siamo contenti, i fatti per ora lo testimoniano, però è ancora molto 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 lunga, ecco, questi due pareggi, ripeto, ci danno autostima, ma non i punti per dire che è finita, quindi ci vuole tanto 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 ancora lavoro. Sicuramente abbiamo iniziato l'anno 2022 nel migliore dei modi.